Vietato scambiarsi pezzi di focaccia, ma anche attenzione a non battersi il cinque. Alcuni studenti del liceo Gioia, attraverso una serie di cartelli al primo piano dell'Istituto di Viale Risorgimento, hanno rappresentato le nuove abitudini della quotidianità segnata dal Covid e le certezze di ogni giorno che si sono sgretolate. Abbiamo iniziato da un climax di cartelli, quindi dal semplice vietati gli assembramenti fino al più personale, vietato dare il 5 o vietato condividere la merenda, quindi vietato mi dai un pezzo di focaccia. In concreto in questi 2 mesi com'è cambiata la quotidianità a scuola, anche nelle piccole cose? Ma è cambiata soprattutto nelle piccole cose. E io mi ricordo che per anni ci siamo detti sempre, ma magari stare a casa da scuola. E adesso che siamo a scuola senza le nostre piccole cose, senza il nostro intervallo, senza il 5, senza la battuta, la risata di uno a fianco all'altro, senza la condivisione anche della merenda o dell'acqua fra amici, è strano, è nuovo e crea un senso quasi di, come rappresentavamo anche nel video, sia di solitudine ma anche un po' di spaesamento. Siamo un po' fuori dal nostro ambiente ordinario, non è la scuola che conoscevamo. I cartelli sono nati in occasione delle lezioni studentesche. A scuola oramai non si potevano fare le cose più semplici e spensierate, tipo dare la mano agli amici, abbracciarsi, uscire durante l'intervallo, prendere un pezzo di focaccia, se volevamo toglierli questi cartelli, ma poi ci siamo detti, ma perché non tenerli? Cioè, sono simpatici.